Noi abbiamo vissuto un anno caratterizzato da un incremento notevole dell'incertezza, che è di per sé una cosa che non fa mai molto piacere agli investitori. E rispetto a quelle che potevano essere le previsioni di recupero della crescita da parte del nostro paese, che rappresentano sempre diciamo un prerequisito rispetto anche alle decisioni di investimento, questa cosa è intervenuta nel momento in cui ancora non si era recuperato del tutto quello che la nostra economia aveva perso nelle crisi precedenti. Quindi non è stata sicuramente una cosa piacevole. Ad oggi io vedo ancora molti ostacoli sul fronte della ripresa della crescita in modo sostenuto. E questo è dovuto al fatto, insomma, delle incertezze che ci sono ancora sull'efficacia dei piani vaccinali e anche della risposta della nostra economia a tutto questo tipo di stimoli. Indubbiamente. E qui penso di potermi permettere una chiosa personalissima, diciamo se qualcosa poteva andare male, era più probabile col governo di prima che non col governo di adesso, almeno io me lo auguro sotto questo punto di vista. Che dire, come ci siamo mossi noi? Intanto la vera doccia fredda è stata poi il blocco dei dividendi da parte delle banche. Questo a conferma del fatto che quando poi si parla di diversificazione, di sostenibilità, in questo senso delle scelte di allocazione, bisogna tener conto non tanto del rischio in sé, del fatto che dice tu se investi troppo nelle banche ci perdi prima o poi, ma sul fatto che oggi bisogna riconoscere che la redditività delle banche è oggettivamente abbastanza problematica, ecco, per usare un termine neutro. E anche qui gioca molto l'effetto dell'incertezza, ovvero sia che cosa succederà allo stock di NPL che faticosamente le banche stavano cercando di ridurre. E questo oggettivamente ancora non lo siamo. Come abbiamo reagito? Una reazione di tipo tattico. Quindi realizzo di plusvalenze latenti per andare a sostituire il reddito ordinario con il reddito straordinario. Questa è una cosa che evidentemente si può fare una tantum, perché poi successivamente non può evidentemente essere la regola, sperando che il profilo di redditività del portafoglio ritorni a una questione normale. Contemporaneamente, in un'ottica più strategica, abbiamo cercato, nei limiti di quello che il nostro portafoglio ci consentiva, di andare a ricomporre un po' le fonti di generazione del reddito. Segnatamente, crediamo ancora molto nella possibilità delle utilities di essere delle cash generation, di generare cassa e quindi soddisfazione per gli azionisti, anche perché, diciamo, valutate relativamente forse ancora poco rispetto ad altri settori, in quello che può essere lo sviluppo successivo. Comincio ad essere abbastanza confidente anche in un recupero da parte delle banche migliori delle loro quotazioni, perché avranno sicuramente un ruolo importante nel Next Generation EU. E qui, per chiudere con una cosa che è sicuramente più centrata sulla prospettiva futura, direi che sarà interessante vedere a quali condizioni i privati potranno partecipare agli investimenti infrastrutturali, soprattutto quelli che in qualche modo si prestano ad essere modellizzati secondo un sistema, diciamo, di tariffazione piuttosto che di ritorno verso gli investitori. Questa potrebbe essere una cosa per la quale io ho trovato un addentellato nel discorso di Draghi, ossia la partecipazione dei privati a questo, che magari potrebbe dare qualche sorpresa. In ogni caso, a prescindere dal recovery plan, il settore infrastrutturale per un paese come il nostro è diventato ormai un settore su cui pensare di investire. Ecco.